Ciao, allora sono andata al GameStop e ho trovato questa. Che bello, è talmente grande che non riesco neanche a farvela vedere. Questa mystery box, che non è tanto mystery perché qualcuno l'aveva aperta e vabbè, abbiamo guardato quello che c'era dentro, quindi so già più o meno quello che c'è dentro. Comunque era a questo prezzo qua, che dai, ci sta, ci sta. È a tema Villains, come si può vedere dalla sagoma di Joker qui, è della DC. Legion of Collectors è fatta dalla Funko. E adesso la apriamo e vediamo quello che c'è dentro. Vabbè, la scatola è così, vedete. Legend of Collectors qua. Funko DC Legend. Infatti, qua. Power by Funko. Ah, ok. Sotto non c'è niente. E poi qua c'è di nuovo Legend of Collectors. E qui c'è il... Oh, bene, si toglie bene, questo è il prezzo, vabbè. Bene. Apriamo. Vabbè. Qui c'è, vabbè, lo scontrino. Aspettate. Qui ci sono un po' di cattivi. C'è Poison Ivy, c'è Joker, Harley Quinn, la vecchia versione, Catwoman, penso di sì. Che strano però che vederla così, vabbè. L'enigmista, Pinguino, vabbè, gli altri che ci ripetono perché alla fine questo è l'ingrandimento di questa parte qua. Ok. Qua c'è Welcome to the Legend Collector, c'è una toppa, staccati, e dai, ok, una toppa di Bane, Legend of Collectors. Una toppa da... sì, infatti. Da stirare. Che però... io lascerò in tonsa. Non che mi piaccia tantissimo Bane come cattivo, ma va bene. Poi c'è... una spilletta con... l'enigmista, The Riddler, aspettate che la tolgo, voilà, che se no così non si vede una fava, scusate il termine, The Riddler, Legend of Collector, bella questa. Bella, bella. E poi... Grazie. Oddio. Oddio mio. Scusate, non so che cavolo è successo. È saltato via il telefono così dallo stand. Bene. Allora, qua, vabbè, qua apro a lato perché sennò qua mi cade tutto praticamente. Allora, tiriamo fuori una cosa alla volta, prendendo quelle diciamo minori che stanno sotto, perché... caspita, ok, allora, qui c'è un...
Che carino. Un fumetto, aspettate, abbasso un attimo. Ecco, un fumetto. Batman, no, Riddler numero 1. Che sembra fatto con i Funko. Beh, in effetti ha senso perché ovviamente vediamo un po'. Qui c'è, vabbè, un cartoncino. E qui c'è questo, sì, infatti. Ah no, è proprio la copertina. Solo la copertina. È un numero. È un numero speciale con l'enigmista. Ah, in inglese, ok. Vabbè, poi lo leggerò, magari. Spero sia un volume unico, nel senso che non ce ne siano altri, che non ci sia un seguito o qualcosa del genere. Allora, vediamo di. Vabbè, ok, tolgo il resto perché sennò quello lì rischio di romperlo. Poi c'è. Fantastico. Un Dorbs. Che ok, commentava il commesso della GameStop che sarebbe stato meglio se ci fosse stato un Funko Pop, però anche, oddio, è carinissimo. C'è un Dorbs di due facce, esclusivo. Questo mi sa che lo tengo dentro la scatola perché è un'esclusiva. C'è il bollino. Però lo tolgo per farvelo vedere. Oddio. Qui c'è il sigillo. Aspettate che guardo se in fondo. No, qui non c'è. Ok, lo apro dal sotto allora. Così vi faccio vedere bene. È carino, dai. Le facce. Si vede anche da dietro. Che secondo me questi qua sono anche fatti apposta per rimanere. Pesantino comunque, eh? Con la monetina. Oddio, è bellissimo. Ah, che carino. Ma basta. Ok, rimettiamolo. Mettiamolo qua dentro. È Adorbs, ok, basta. Molto carino. Ok, poi c'è, mamma mia, è enorme. Bellissimo. Oh mio Dio. Cioè, no, vabbè. È una tazza pop, cioè Funko Pop, sempre esclusiva del Joker. Bellissimo. Ok, adesso quella è Funko Pop Housewares. Qua c'è il logo di Batman. Credo che sia quello di The Killing Joke, però non sono sicura. È anche ben protetta, speriamo.
c'è. Fango, tutto fatto dalla fango. No, vabbè, ma è bellissima. Wow. Fantastica, fantastica. Vabbè. La rimetto qui. Poi non so neanche, la uso. La espongo, non lo so, ditemi voi. Poi c'è, oddio bellissimo, un cappellino con su scritto The Joker, bellissimo. Qui c'è, vabbè, coso per qua di sì. Pop. Qui c'è il bollino. Legend of Collectors Funko Pop Exclusive. Pure questo qui. Qua c'è Joker. No, vabbè, bellissimo. Questo qui non so neanche se lo metto. Sì, dai. Troppo bello. Quest'estate mi sa che lo metterò. Qua c'è, vabbè, logo Pop. Bellissimo. Bella sta scatola, comunque. Bel po' di bella roba. E poi c'è questo che è un poster. Ah, ok. Che praticamente era quello che si poteva trovare in quella dopo DC Legacy. Vabbè, Ships in January, gennaio. E questa qui invece di che cos'era? Vabbè, qua dietro c'era quello che si poteva trovare. Vediamo un po'. Ah, novembre 2016. Oh mio Dio, ma è una roba vecchissima questa. Caspita. Console Sculpt. Final product in packaging. Ah, infatti. Non c'è no. Cappellino, Catwoman, Villains. Ah, si poteva anche trovare questo però non c'era, probabilmente era una. Aspetta. Ma quindi questo qui doveva esserci dentro? Non capisco se doveva esserci dentro o se. O se era tipo un extra, qualcosa che magari si trovava. Devo fare una ricerca, poi magari ve lo scrivo da qualche parte in descrizione o roba del genere. Vabbè che non è che sia sto granché, non è che mi piaccia tantissimo. Però, vabbè. Ok, allora, vabbè, alla prossima. Ciao ciao.